side of a street I knew. Stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Fabrizio Mascioli, coordinatore del progetto Un cane per amico, un'iniziativa volta a sensibilizzare ed educare i più piccoli al rispetto e alla convivenza con gli animali. Sì, noi con questa quarta edizione abbiamo riproposto lo schema che si è rivelato essere molto molto efficace degli anni passati, andando a operare all'interno delle scuole, aumentando il numero di scuole coinvolte, di bambini coinvolti, sulle tematiche di informazione e sensibilizzazione di un corretto e più efficace rapporto tra l'essere umano e il cane. E abbiamo insistito su questo discorso dei bambini proprio perché prima di tutto i bambini rappresentano il futuro della nostra società e di conseguenza un diciamo, più corretto rapporto con gli animali. Ci piace pensare che possa lasciare spazio a un più efficace, più corretto e più funzionale rapporto tra le persone, quindi un miglioramento complessivo della condizione relazionale della società. Ma poi ci si è resi conto che i numeri, tutte quante le statistiche vedono un'implementazione del numero di animali domestici, in particolare di cani, all'interno dei nuclei familiari e di conseguenza il rischio di un'eccessiva umanizzazione o comunque di un rapporto scorretto anche per prevenire quel terribile fenomeno dell'abbandono e quindi del considerare un animale importante come il cane, che è un animale intelligentissimo, capace di empatia e considerato da tutti quanti un vero e proprio mediatore emozionale. E di conseguenza il progetto ha portato avanti tutti quanti questi temi che vanno dalla relazione ma anche dalle cure primarie da assegnare al cane in termini di alimentazione, in termini di profilassi e quindi l'attenzione dedicata alle vaccinazioni, alla sverminazione, al microchip e condotte dai veterinari che collaborano col progetto. Ci ha portato comunque a dei risultati veramente ottimali, sia in termini di partecipazione sia di rilevazione, come poi si è detto nella conferenza stampa di oggi, del fatto che comunque i bambini sono più competenti di quello che noi pensavamo rispetto a questo. Quindi vuol dire che un'attenzione alla dinamica uomo-animale c'è e questo lascia ben sperare per il futuro. Come si educa e si trasfonde la consapevolezza proprio dell'altro, dell'animale, del bambino? Questo nella relazione tra il bambino e il cane sembra essere più semplice, infatti per questo noi cerchiamo di promuovere, di sensibilizzare l'amore verso l'attivazione, la tensione, l'amore, la passione verso il rapporto con il cane, perché essendo il cane un mediatore emozionale porta anche chi magari ha delle difficoltà di carattere relazionale a trovare dei canali comunicativi più semplici da realizzare. Questo è il principio base della pet therapy, che poi è anche diciamo uno degli argomenti che abbiamo cercato di trattare nel corso del nostro progetto. E quindi si faceva in maniera anche un poco provocatoria prima una considerazione, forse ecco, sarebbe più simpatico, più funzionale e anche più auspicabile probabilmente che i bambini siano più con gli animali, più coi cani, ecco, interagiscono più coi cani e meno con le realtà virtuali. I bambini, i ragazzi che avete incontrato durante i vostri seminari, come hanno reagito alle vostre nozioni? La partecipazione è stata eccezionale. Per favorire tutto questo, l'esperto consiglia una particolare età per i bambini per iniziare questo tipo di rapporto? Il tema è complesso. Paradossalmente un cane può insegnare tanto al bambino soprattutto quando finisce il suo ciclo vitale, quando è previsto l'inevitabile distacco che i cicli vitali di madre natura prevedono. Ecco, quello per il bambino potrebbe essere, ma non solo quello, è anche tutta quanta la relazione durante l'arco di vita, potrebbe essere molto 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 importante perché lo fa confrontare con, per esempio, con il tema della morte. A livello di età ovviamente sì, è importante che il bambino abbia comunque una capacità di entrare in relazione. Però su questo dobbiamo anche sottolineare che i cani
ben educati e ben addestrati, ma non si tratta tanto di addestramento quanto di educazione di base a stare in famiglia, sentono il cucciolo dell'essere umano e di conseguenza anche quando i bambini sono piccoli con i cani ci possono stare. Dottor Michele Colitti della prevenzione veterinaria della regione Molise, oggi in piazza per educare, sensibilizzare, diffondere i principi cardine del viver civile uomo-animale. Sì, come regione diciamo, stiamo lavorando credo in maniera positiva alla risoluzione di un problema del randagismo che la città di Campobasso in particolare, ma anche un po' in tutta la regione, era un argomento molto, molto sentito e che aveva fatto emergere numerose criticità. Abbiamo in atto tutta una serie di azioni, posso citare adesso, voi avete anche preso visione dei colleghi veterinari che stanno adottando un protocollo per la microcippatura gratuita. Questo è stato esteso a tutta la regione, abbiamo toccato quasi tutti i comuni di Campobasso perché l'identificazione dei cani è il primo passo per evitare il fenomeno del randagismo, quindi l'abbandono. È chiaro che questo non è un regalo che la regione Molise fa ai cittadini molisani detentori di cani, ma dicevo un primo passo di una politica che dopo diventerà anche più restrittiva. Ho sentito prima anche l'assessore Salvatore che ha evidenziato l'aspetto di sanzioni che ci saranno dopo inevitabilmente e saremo inflessibili su questo perché chiaramente abbiamo dato l'opportunità ai cittadini di mettersi in regola, ma adesso che è in via terminale il progetto, dopo passeremo alla fase ovviamente del controllo del territorio con le polizie locali, con la collaborazione anche dei carabinieri della forestale, insomma ci sarà un'attività capillare perché noi questo problema lo vogliamo risolvere. Tra l'altro devo dire ci sono anche ovviamente numerose altre iniziative, vorrei ricordare che tra un po' dovrebbe essere definitivo il finanziamento per adeguare definitivamente il canile di Campobasso a delle norme sanitarie, igienico-sanitarie. E poi dovremo anche iniziare a lavorare anche sul fenomeno del pronto soccorso veterinario e chiaramente lì ci sono un poco più di problemi perché le risorse sono limitate e credo che come regione abbiamo investito numerose risorse proprio per il fenomeno del randagismo, però noi siamo all'interno del comparto della sanità e sappiamo tutte le criticità che stiamo attraversando in questo periodo, quindi non è che possiamo distogliere molti fondi da azioni sicuramente più incisive della sanità umana rispetto alla sanità veterinaria che pure comunque ha un notevole interesse da parte dell'amministrazione.